Ma io ho sempre pensato che per incastrare Berlusconi non sia necessario intercettare qualcuno vicino a lui per sentire quello che dice, basta lasciarlo parlare, basta mettergli un microfono sotto il naso e lui riesce a dire delle cose meravigliose come quella che ha detto oggi. Erano mesi che decine di avvocati, parlamentari, ministri, sottosegretari, giornalisti al seguito si affannavano a dimostrare che lui non sapeva non solo che Ruby fosse minorenne, ma nemmeno che Ruby fosse una prostituta. Alcuni più temerari, come Ferrara, dicevano addirittura che Ruby è una brava ragazza che i pubblici ministeri diffamano dandole della prostituta. Oggi Berlusconi, nel breve volgere di qualche istante, ha spazzato via mesi e mesi di lavoro dei suoi trombettieri e ci ha fatto sapere che lui lo sapeva benissimo che la ragazza era una prostituta, tant'è che la pagava per salvarla dal marciapiede. Non ha detto questo. No, no. Naturalmente. No, perché però si deve sempre in questa. Prima si deve Signora, abbia offendere parlando pazienza, di io sto parlando. trombettieri. No, perché bisogna usare anche un linguaggio educato. Io la inviterei a Ma io usare uso un il linguaggio linguaggio che mi educato. pare e lei usa quello che pare a lei. No, Quando lei parlo usa un io. linguaggio educato per le persone che non ci sono con lei, non interloquiscono. Lei ha il dovere di usare un linguaggio educato. E dove non Vuole è che educato? Trombettisti, Trombettista della mela? trombettisti del. Fin, Mi lasciamo pare che finire Travaglio siano. e ognuno qui è Vuole che libero di. racconti le barzellette del Presidente del Consiglio per usare un linguaggio educato? Guardi, Vuole quelle? per continui È quello il linguaggio educato che piace a lei? Quando vi racconta le barzellette e voi ridete? È quello il linguaggio che piace a lei? Io, il linguaggio che piace a me è il linguaggio di una persona che si rivolge ad un'altra in maniera educata. Il fatto di raccontare barzellette non è una cosa assolutamente maleducata o lei vorrebbe farla passare per questo. Non capisco, è una polemica la sua Io vorrei che pretestuosa lei ed lasciasse inutile. parlare, Pretestuosa ed altrimenti se vuole inutile. parli da sola, io sto qua e Travaglio, la ascolto. è una polemica pretestuosa e inutile. Cosa hai contro le barzellette? No, io non voglio E parlare di finisci il tuo barzellette, ragionamento perché sennò non. io voglio parlare di quello che ha detto oggi il Presidente del Consiglio, che naturalmente capisco che metta in imbarazzo la sottosegretaria Casellati e come tutti quelli che si erano affannati a sostenere esattamente il contrario Non di è quello così. che oggi ci ha raccontato il Presidente del Consiglio. Però prendiamo atto che il Presidente del Consiglio è il redentore di queste ragazze e quindi le pagava per toglierle dalla strada, per toglierle dal marciapiede, per fargli aprire, come hai ricordato tu, un centro estetico con una macchina costosissima per la depilazione. Mi scuso per la parola depilazione, ma l'ha usata lui. Il problema è capire come mai, oltre ai soldi che a getto continuo arrivavano a questa e a altre, credo 43 frequentatrici della villa di Arcore, il Presidente del Consiglio le coprisse anche di gioielli. Evidentemente ad alcune voleva far aprire una gioielleria, non un centro estetico per la depilazione. In ogni caso, naturalmente, come hai detto tu, Lilli, ognuno si difende come vuole. In Italia, credo unico paese al mondo, l'imputato ha addirittura il diritto di mentire. Beh, Se anche non lei, fosse. Se non perché di fosse. diffamazione è Se vissuto. non E fosse. anche Se lui ha non avuto parecchie cose per fo. diffamazione, quindi vuol dire che racconta sempre, ha un'attitudine a raccontare delle cose che non corrispondono a verità. La Allora, diffamazione è questa. forse l'onorevole Casellati, Travaglio, si riferisce a quello che ha detto un collega della No, Casellati, io non mi riferisco a quello che Straguadagno, dicono no, i che ha detto colleghi. Marco Travaglio, a 7 condanne definitive in sede No, questo è civile, quello che. 4 procedimenti in diverso grado in sede penale. E quindi è stato detto, Travaglio, che tu che attacchi il Premier un giorno sì, un giorno no, che è incensurato e tu invece no, con che faccia, diciamo, sei stato No, ma definito io non un sto delinquente dicendo, abituale. non ho bisogno di prendere le parole di Guarda, un'altra Lilli, persona. io A me sono. Lasciamolo rispondere però, siccome lei quello ha che a me detto dispiace, che. no, Sono voglio dire questo, quello che a me incensurato. dispiace sempre è che uno racconti le cose come se fossero una verità. Berlusconi non ha detto che ha pagato, perché quando uno dice ho
pagato significa a fronte di una prestazione, a fronte di qualche cosa. Berlusconi ha detto: io ho regalato dei denari a questa persona per permetterle di avere un'attività lavorativa. Per comprare una macchina per la depilazione, cosa profondamente diversa. Allora non si può tradurre liberamente come si vuole. Dicevo, del resto, l'attitudine a dire delle cose, cioè, non perché l'abbia detto Straguadagno, ma perché sta scritto nella sua biografia, per diffamazione significa raccontare delle cose che non corrispondono alla verità, Travaglio, e ne racconta continuamente. Travaglio, uno non può fare una libera interpretazione, guardi, sempre. Guardi, signora, se vogliamo parlare delle nostre biografie, possiamo fare una bellissima trasmissione nella quale lei potrà raccontare come abbia fatto assumere a spese del popolo italiano sua figlia. Quindi possiamo fare tante lei, cose. Io non sono qui per parlare. Lei ha su questo l'abitudine ad insultare, perché mia figlia non è stata assunta mia figlia si è licenziata da un lavoro a tempo indeterminato, come è a Publitalia, si è licenziata per lavorare un anno con me, per darmi una mano, per rapporto fiduciario lavoro... al ministero. Il capo segreteria è un rapporto fiduciario. Ha lavorato per fiduciario. Un anno con lei al ministero. No, per ma rimettendoci anche economicamente. Sì, allora lei deve dire la verità, allora, agli italiani, Travaglio, visto che ci tiene tanto. Facciamo finire Travaglio. Ha capito? Perché veramente forse avrei dovuto denunciarlo per questa cosa. Ecco, lo denuncio, però lo faccia finire. Nel libro che ha scritto, siccome ci sono 10 anni di tempo, lo farò per precisare la questione di mia figlia. Bene, Travaglio, finisci. Adesso hai un'altra querela. Certamente sì, perché l'ha scritto in un Guarda, suo libro. Lilli. E, cioè, possiamo, però e siccome faccia... questa è una cosa non Onorevole vera, quella Casellati, che dice. Lo faccia fare, comunque lei aveva finora la libertà di querelare, Travaglio lo può fare ancora. Lo farò. Vorrei sentire Travaglio, prego. Ma su che cosa? Sui miei processi? Dobbiamo parlare dei miei processi? O dobbiamo parlare di quello che mi hai chiesto tu prima? No, perché io sono disponibilissimo, facciamo una puntata sui miei processi che riguardano degli articoli di giornale che non sono piaciuti a qualcuno, non riguardano prostituzione minorile, corruzione di testimone, concussione della questura, frode fiscale per centinaia di milioni di euro, falso in bilancio, appropriazione indebita, riguardano degli articoli scritti sul giornale che non sono piaciuti a qualcuno, soprattutto perché ho criticato qualcuno. Se la sottosegretaria conoscesse la differenza che c'è fra il reato di opinione e lo scrivere il falso, saprebbe anche che le sentenze nelle quali sono stato soccombente in sede civile, perché in sede penale sono incensurato, riguardano delle critiche che dei giudici hanno ritenuto eccessive e che sono stampate sui giornali, quindi non sono misteriose vicende da investigare, sono stampate sui giornali e ciascuno le può decidere. E dato che io non ho un Parlamento al mio servizio che ma fa le leggi per anche lei della prescrizione, mi pare, vero? Per in qualche depenalizzarmi. Caso. No, finisci Travaglio, poi dopo devo dare la pubblicità. In un caso si è avvalso anche lui della prescrizione, mi pare sia vero? Sì. E dato che io non ho un Parlamento al mio servizio che depenalizza i miei reati, Quali sono? Mi accorcia i termini di prescrizione e che fa altri magheggi nei quali questa maggioranza, di cui la signora qui presente è un esponente di spicco, fa, io quando vado sotto processo mi difendo e basta, e alla fine mi rimetto ai giudici. Perfetto, chiarissimo, devo dare la pubblicità. Questo è quello che succede. Dopodiché, Lilli, per essere molto chiari, se dobbiamo fare un processo ai miei processi, io porto le sentenze e faccio vedere di che cosa si tratta. Ma io credevo di essere stato invitato perché per parlare di quello che ha detto Berlusconi. E se non si può nemmeno dire che oggi Berlusconi ha detto di avere pagato Ruby per toglierla dal marciapiede e aprirle un centro estetico, perché la parola pagato offende la sensibilità della signora, io mi ritiro.
fai sentire quello che ha detto Berlusconi e così almeno la signora si rassegna. Ma l'abbiamo già fatto sentire, è già stato fatto sentire anche nel telegiornale, e allora quando credo che dobbiamo le stesse cose che ha detto lui, non so di che cosa dobbiamo parlare. No, infatti, per fortuna è tutto registrato. Onorevole Casellati, adesso devo dare la pubblicità e subito dopo torneremo a discutere.